Le parole, quelle parole con cui in una vita poniamo di raccontare, stupire, commuovere, affascinare, mi sono sfuggite. Davanti a me un foglio bianco, la libertà di elevarsi, oppure una prigione senza via d'uscita. Pare io sia solo, in un buio interiore, cercando un mio senso a ciò che penso, quella presunta conoscenza che cerchiamo di trasmettere agli altri o a noi stessi. Cerco le intenzioni migliori, senza giungere a nulla. Forse la paura di andare avanti, per poi tornare a un inerte punto di partenza. Di sprofondare, negando ogni resistenza, di abbandonarsi all'apatia dell'inspiegabile. Quasi troppo razionale per accettare il lento consumo di remore mentali che mi tormentano. La paura di ripetersi, di cadere raccontando una delle tante copie di quegli infiniti riassunti di vita vissuta, freddi e asettici. Su quel foglio bianco è riflessa l'immagine del futuro della conoscenza, a cui necessitano solo le domande giuste per entrarvi. Ma io non ci riesco. Tiro la maniglia della porta per andarmene ed esco, lasciando aperta la soglia, abbandonando tutto il resto, cercando risposte altrove. Partito e andato via, senza lasciare segni. Una partenza imposta la mia, senza destinazione, ma necessaria. Provo dolore agli occhi, così li tengo aperti, fissando un punto all'orizzonte, mentre cerco di colmare i miei pensieri. Questa vita mi sta mettendo alla prova, donandomi o togliendomi qualcosa di cui ancora ignoro, ma voglio andare fino in fondo. Continui vuoti di memoria verso attimi intensi passati, alla ricerca apprensiva di un'emozione al di fuori della ragione. Forse sognare, sognare e basta. Cerco di sentirmi libero, ma l'inquietudine di fidarmi di me stesso ha come sopravvento, negandomi le parole vive, nascoste, che io cerco. Il mio viaggio prosegue tra luoghi ameni, che spesso non riconosco. Tutto ciò ha i suoi perché, penso. Pare che presenze misteriose mi circondino, stando in silenzio, scrutando il passo successivo del mio cammino. Ma nel cupo silenzio del mio vagare, improvvisamente qualcosa ridesta la mia attenzione. Una soave melodia, sottile e leggera, come un alito di vento, ma colmante di significato. La curiosità mi spinge a seguirla, fino ad un recondito maniero, il cui portale pare essere l'ultimo ostacolo a separarmi dal mio nuovo obiettivo. Quindi spalanco la via ed entro. Mi fermo e la vedo. Osservo intensamente quell'immagine. Curioso di ogni cosa del mondo,
mi avvicino lentamente. Pare che nel momento giusto, al posto giusto, io sia lì. In quell'istante tutto parve fermarsi. D'un tratto, la verità della conoscenza, silenziosa, quasi impercettibile, astratta ai miei occhi, scende dall'alto e si appoggia delicatamente sulla mia mano. Pare indicare la fine della mia ricerca. Inaspettatamente ritrovo me stesso e le parole. Quelle parole mai dette o scritte. Quelle parole che tese al vento giungono come promessa di infinito del mare all'orizzonte, di nobiltà delle alte vette austere, di giuramento del cielo lucente verso l'assoluto della consapevolezza. Ognuna di esse veste la sua verità e il suo perché. Un'emozione si diffonde in me e ho desiderio immediato di trasmettere quelle parole. Volgo lo sguardo indietro, verso quel confine che mi ha rivelato la conoscenza. Mentre ritorno sui miei passi, come un fiume in piena, tutte le parole a cui avevo sempre anelato parevano accompagnarmi, impazienti di venire impresse su quel foglio bianco abbandonato. Prima prigione segreta e ora libertà illimitata. Le parole che non bastano, quelle che sembrano perfette, altre inaspettate e sorprendenti, paiono riempire una valigia di sogni a metà. Forse il tempo darà torto a quelle parole, ma ce ne saranno delle altre, e altre ancora che giungeranno in soccorso lungo il prosequo testardo e svelante della vita. Trasportata dalle ali di un vento ignoto verso la conoscenza più recondita di se stessi, l'essenza vera del viaggio. Davvero molto piccolo così in 8 minuti, ma in realtà è molto più profondo perché ci sono state veramente giornate
e settimane di lavoro intenso, di riprese. E infatti è per questo che abbiamo voluto collegarci su questa nostra idea, su questo nostro primo videoclip, a un'imprenditrice televisiva della zona, che sono veramente dei grandi professionisti e sono qua con noi questa sera, Obiettivo News. Noi Magda Bersini, Andrea Solovagione, non ti facciamo parlare, sei tranquillo. Ed è stato veramente bello perché tutto il loro team veramente assiduamente ha lavorato a questo nostro progetto, con la sceneggiatura di Arianna Polla, ancora Matteo Carbonato alle riprese, soprattutto del drone, che ha dato veramente questo grande e forte senso proprio della tridimensionalità. E poi dove naturalmente abbiamo voluto privilegiare i luoghi, davvero i luoghi del Canavese, che è veramente una terra, è veramente un territorio straordinario e unico, e veramente lo possiamo definire un teatro a cielo aperto, e ogni scorcio ha veramente il suo perché. Adesso noi vogliamo darvi, diciamo così, un assaggio di quello che andiamo a fare, di quello che è anche capace di fare lei in duo. E abbiamo voluto fare così, una breve performance, così, ispirandoci alle opere che abbiamo fatto fino adesso. Mi chiamo Vera. Vivevo con la mamma e le mie sorelle, Anna e Sara. Moltissimi amici e conoscenti erano partiti per una terribile destinazione. Ogni sera le automobili militari si muovevano silenziose qua e là. I soldati suonavano ogni porta e domandavano se lì abitassero delle persone come noi. Se sì, tutta la famiglia doveva seguirli immediatamente, altrimenti continuavano oltre. Nessuno poteva sottrarsi alla propria sorte se non si nascondeva. Talvolta i soldati andavano in giro con delle liste e suonavano soltanto là dove sapevano di poter fare una ricca preda. Spesso pagavano per ottenere delle informazioni. Sembrava la caccia di schiavi come la si faceva un tempo. Appariva tutto un incubo, ma è successo veramente. Ogni notte vedevo quelle file di innocenti che, comandate da un paio di quei tetri figuri,
camminavano con i propri figli che piangevano, picchiati e torturati finché non cadevano a terra. Nessuno veniva risparmiato. Venivano portati via nel silenzio della notte, in modo che nessuno li potesse vedere. E al mattino non c'erano più. Tutti camminavano in silenzio, come in una marcia verso il nulla. Noi stavamo bene, bene e tranquille, ma non potevamo ignorare tutte quelle miserie, angosciate per tutti coloro che ci erano cari e che non potevamo più aiutare. Mi sentivo cattiva io, che me ne stavo in un letto caldo, quando le mie più care amiche erano state gettate chissà dove. Che angoscia pensare a tutti coloro con la quale mi ero sentita interiormente legata e che ora erano stati presi da aguzzini crudeli. E tutto questo perché portavano una stella a sei punte sul petto. Presto o tardi ci avrebbero scoperto. Dio. Dov'era Dio? Infine i soldati arrivarono e ci portarono via. Ma è stato tanto tempo fa. Psiche è una bellissima ragazza la cui avvenenza suscita la curiosità e allo stesso tempo la gelosia di Venere. I tanti uomini innamorati di Psiche infatti hanno preso a paragonare la giovane alla dea della bellezza. Quest'ultima, per punirla, decide di inviare contro di lei suo figlio Amore. Le frecce del dio hanno infatti il potere di far innamorare le persone. E l'idea è quella di far innamorare Psiche dell'uomo più brutto sulla faccia della terra. Amore sbaglia però a scoccare la freccia e finisce con colpirsi da solo. È dunque lui a innamorarsi perdutamente di Psiche. Ma il giovane dio non può mettere la madre a conoscenza della situazione. La reazione di Venere avrebbe infatti risvolti molto pericolosi. Così Amore fa in modo che Psiche giunga al suo palazzo. Il dio, celandosi di continuo per non rivelare la propria identità, riesce a conquistarla. E i due passano insieme accesi incontri di passione che nessuna donna mortale aveva mai provato prima. Tuttavia, una notte Psiche, su consiglio delle sorelle invidiose, decide di spiare l'amante mentre dorme per conoscerne l'identità. Non fa però i conti con la sua lampada ad olio. Una goccia scivola dalla lampada e termina sulla pelle di Amore, che si risveglia e, deluso e adirato, abbandona la ragazza. Psiche è affranta per il dolore. Tenta invano di uccidersi, non riesce a trovare pace. Comincia a vagare per la terra alla ricerca di Amore.
La soluzione, pensa la giovane, è di rivolgersi a Venere, pur sapendo che la scelta potrà costarle molto cara. Venere, infatti, sottopone Psiche a durissime prove e deve recarsi negli inferi per chiedere alla dea Proserpina un'ampolla contenente un po' della sua bellezza. Psiche supera tutte le prove, si reca nell'oltretomba, riesce a ottenere il vasetto, ma la sua curiosità la porta ad aprirlo. Purtroppo si rivela una trappola di Venere, perché il contenuto del vaso è un'aria soporifera che la getta in un sonno profondo. Amore, che nel frattempo ha cominciato a avvertire la mancanza di Psiche ed è arrivato a ritenere insopportabile la sua assenza, corre in soccorso all'amata e, pungendola con una freccia, la risveglia, rimproverandola perché già per la seconda volta la sua curiosità ha rischiato di esserle fatale. Amore vola quindi da Giove per chiedergli aiuto. Il padre degli dèi acconsenta l'unione dei due, che con la celebrazione del matrimonio permette a Psiche di diventare una dea. Tanto gentile e tanto resta pare. La donna mia, quand'ella altrui saluta, cogne lingua di ben tramando muta, e gli occhi non ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender non la può chi non la prova. E par che dalla sua labbia si muova uno spirito soave, pien d'amore, che va dicendo all'anima: sospira.
voltai e la vidi. E curioso di ogni cosa del mondo com'era, mi avvicinai lentamente. Eccola lì, candida, sul candore della sua ignoranza, soffice e leggera come un'idea, perfetta come solo la casualità può essere. La sollevai con cautela dal foglio, quasi stupito che ne mantenesse il candore. Rimasi perplesso a osservarlo, ammirato per la sua eterea consistenza e per la sua misteriosa e immacolata uniformità. La piuma evocava grandi spazi aperti, la terra vista dall'alto del cielo, così in alto che solo l'occhio del falco può essere così acuto da scorgere la preda muoversi sul terreno. Vidi grandi fiumi azzurri, luccicanti al sole, e foreste sterminate, e la promessa all'infinito del mare all'orizzonte, e di altro cielo sopra la testa. Passai con la mano a sfiorare l'erba frusciante al vento, le canne degli acquitrini, e risalendo tagliai in due la consistenza cremosa di una nuvola. Provai tutto questo e altro ancora, mentre lentamente con un dito salivo assaggiarne l'estremità acuminata. Immediatamente pensai a quante cose avrei potuto scrivere con quella piuma, e allora ebbi l'intenzione di prenderla, tuffarla nel calamaio e tracciare sulla carta il mistero della conoscenza e la magia di trasmetterla agli altri. Senza sapere il perché, tuttavia, quella piuma, che con la leggerezza dell'aria era arrivata nella stessa leggerezza d'aria, doveva ritornare. Soffiai sul palmo della mano e la seguì con lo sguardo mentre volteggiava sulla mia testa. La piuma salì e indugiò sul soffitto, come se avesse capito il dono al quale avevo rinunciato per concederle quella libertà nella quale stava fluttuando. E mentre la guardavo ritornare nella luce e nel vento, compresi profondamente che doveva seguirla nella stessa luce e nello stesso vento. Uscì di casa, lasciando aperta la porta, dimenticando tutto il resto, e seguì la piuma verso l'orizzonte. Nulla mi turbava. Attraversai il torrente, ma non me ne accorsi. Un braccio su un rovo e non feci caso a una semplice e unica goccia del mio lucido sangue che stava cadendo. Seguì la piuma come una promessa e seguì la piuma come un dono, e lei, quasi fosse in possesso di una volontà propria, pareva attendermi quando il mio cammino rallentava sul sentiero angusto che saliva sulla montagna. La piuma si infilò all'interno di una grotta. Io la seguì
e di colpo ciò che vidi me la fece scordare, perché illuminato da un raggio di sole che proveniva da una spaccatura nella volta della grotta, immerso in una luce dorata, c'erano un paio d'ali fatte di piume, uguali, identiche a quella a cui avevo seguito. Rimasi muto per la meraviglia e per la bellezza di quel momento. Lentamente mi avvicinai e sfiorai una di esse. A quel tocco le ali ebbero un fremito. La piuma, che per un momento avevo scordato, lentamente scese dall'alto e si pose sulle mie mani. E allora capì a cosa servisse la piuma. Passando con la mano il tappeto serico delle piume, trovai un punto in cui una e una sola di esse mancava. Quindi, con mano sicura, la posi nel piccolo alloggiamento e lì parve che tutto il mondo e il tempo si fermarono. Poi, con la naturalezza dell'ovvio, le ali non furono più davanti a me, ma su di me. Ne sentivo il peso e la leggerezza dietro la schiena e il fruscio dietro la nuca se provavo a muoverle. E di colpo, l'oscurità della grotta divenne troppo angusto e la promessa della luce all'orizzonte divenne troppo allettante per poter indugiare. Allora, come un sogno, a pochi passi a sospesi uscì dalla grotta e raggiunsi uno spuntone di roccia dal quale si dominava tutta la vallata. Pensai ai grandi spazi aperti, alla terra vista dall'alto, così in alto che solo l'occhio del falco può scorgere la preda muoversi liberamente sul terreno. Vidi grandi fiumi azzurri luccicanti al sole e foreste sterminate e la promessa all'infinito del mare all'orizzonte e di altro cielo sopra la testa. Pensai al volo radente, sfiorando l'alta erba sfrusciante al vento, le canne degli acquitrini e risalendo al taglio in due della consistenza di una nuvola. Quindi aprì le mie ali e volai a raggiungerle, teso in quel vento che ora mi offriva tutte le risposte alle domande a cui avevo sempre anelato, facendomi comprendere profondamente il significato del mio invito al viaggio.
perché una piuma è fatta per volare. Lei in duo. No, vabbè, ringraziamo tutti, ovviamente il comune di Castellammonte per averci dato la possibilità di proiettare il nostro filmato. E ringraziamo di nuovo Obiettivo News per averci aiutato nell'impresa. Sai, io sono come te, quindi allora fammi dire. Vedete, però la cosa più divertente di tutto questo è che voi avete visto 8 minuti di lavoro. Quello che è stupendo è vedere cosa accade nel backstage, quindi anche dei grandi film davvero quando fanno dei tagli particolari, che naturalmente ci sono delle scene aggiuntive, cioè uno guardasse il lavoro durerebbe veramente giornate, se non settimane. La torre non l'abbiamo messa. No, quello non l'abbiamo inserito. E niente, ringraziamo tutti voi per essere stati qui, spero insomma che vi sia piaciuto. E vi diamo davvero il benvenuto ai nostri prossimi lavori. Ci potete seguire sul nostro sito internet einduo.com, su Instagram, su Twitter, su Facebook e anche sul nostro canale YouTube. Ringraziamo veramente tantissimo l'amministrazione comunale di Castellammonte davvero per averci dato questo spazio. L'amministrazione comunale tiene moltissimo a promuovere quelle che sono le arti in generale, la musica, il teatro, ma anche la cultura, perché comunque partendo dalla Vita Nova di Dante Alighieri a tutte le altre cose che ha recitato Enrico, sono cose importanti. Ho visto qui era presente Piera Giordano, che ha scritto un libro di grande successo, quindi, e che abbiamo presentato in città, l'abbiamo presentato in sala consigliare, non in questa sala, però voglio dire, tutte le iniziative che vengono fatte sono propedeutiche alla promozione della cultura e a cercare di invogliare un po' i cittadini a seguire, oltre che a acculturarsi, insomma a muoversi anche in città. Per cui io ringrazio lei in duo, quindi Enrico e Veronica, per il lavoro svolto e l'invito, qualora sicuramente continueranno nella loro produzione, noi siamo sempre assolutamente disponibili ad ospitarvi. Grazie. Beh, io mi unisco a tutti i tuoi saluti e ringrazio il duo perché non è la prima volta ormai questo rapporto consolidato, ogni tanto vengono e partecipano ai nostri eventi ed è stato curioso, un piacere ospitarvi perché oltre a tutto questo percorso di viaggio che avete fatto anche un po' riscoprire il nostro territorio del Canavese. Questa è stata anche una cosa secondo me molto gradita e io per esempio ho rivisto la Rocca di Sparone dopo tantissimi anni e quindi io vi ringrazio davvero, come diceva il sindaco, vi aspettiamo a porte aperte per altre iniziative. Grazie. Un saluto particolare al sindaco di Baio che è qui presente e che è sempre presente alle nostre iniziative, quasi sempre, segno di unità del territorio, che è importante. Buona serata, arrivederci. E grazie ancora agli amici di Obiettivo News.